per chiudere, Paolo, diciamoci le cose come stanno. Noi ci conosciamo dai tempi del liceo, tragicamente sono passati 35 anni. Tu sei sempre stato un ragazzo molto intelligente, sei sempre stato il ragazzo e della verità, con una marcia in più, sempre impegnato, ti ricordo sui banchi del liceo, impegnato politicamente, però sei sempre stato il jolly che ha giocato da solo. Ora ti trovi in una situazione nella quale necessariamente, e ahimè per te, dovrai giocare necessariamente di squadra. Con questa squadra, anche a te, i 3 punti fondamentali del tuo programma che vuoi anticiparci. Sì, allora velocemente voglio dire, mica volevo offendere il centro capocantiere, cioè Non me l'ho la preso come cosa un di cui tu complimento. ti fregi, ecco, sì, ma no, è legittimo. Io ho un'altra idea, che le cose vanno fatte bene e vanno fatte secondo un preciso disegno e sentendo la gente, perché sennò si rischia davvero il rischio di aprire tanti cantieri scoordinati tra di loro e di rendere la città non bella. Come meriterebbe di essere. Sì, mo, marcia in più non credo, penso di essere una persona normale. Ho una grande passione per la politica da ragazzo, forse anche un certo individualismo che deriva da questa passione per la politica, ma in questi giorni io mi risento 20 anni veramente con grande entusiasmo e sto scoprendo il piacere di lavorare in una squadra fortissima, in una squadra piena di gente nuova. Su questo vede, urbanistica, e rispondo rapidamente, urbanistica, sociale, cultura, sono 3 aspetti di una medesima realtà. Dobbiamo rifare un disegno organico sentendo la gente, avere un'idea forte di città. L'urbanistica e il PRG, io non mi accontento, cioè questo è un PRG che alla fine abbiamo dovuto approvare, ma penso che Maurizio sia d'accordo con me per porre fine a una storia che durava da 33 anni, ma certo non è uno strumento che da solo può disegnare il nuovo volto della città di Teramo, così come sul sociale, al di là delle attività burocratiche lodevolissime, non voglio dire burocratiche, delle cose lodevolissime che sono state fatte dal comune in questi anni, in questi ultimi 10-15 anni. Adesso va posto l'accento su altre cose e in sintonia. Questa è una società che sta diventando sempre più multiculturale, multietnica, il che porta un problema di aiuto a tanta gente che viene qui e correlativamente un problema di sicurezza, ma prone anche il problema di un diverso approccio culturale, il problema delle donne, il problema di una cultura che faccia che sia centro, che faccia anche formazione qui e faccia crescere le nostre intelligenze e che riapra un discorso culturale, non con episodiche, manifestazioni o trovate dell'assessore e neanche con dispersione di fondi a iniziative che non lo meritano qui e lì. Tutte queste cose devono essere decise insieme e questo è l'impegno che noi come coalizione prendiamo con la città, di riaprire subito un dibattito, decidere insieme il volto della città con le categorie e poi procedere secondo un disegno che finalmente, ma non è colpa solo degli ultimi anni della Giunta Chiodi, è colpa del modo di fare, direi, italiano in generale, che però oramai non ci porta più lontano. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Sicuramente una campagna elettorale civile, anche perché molti candidati si conoscono, questa è una cosa molto positiva. Speriamo che sia anche una campagna elettorale partecipata. Da conti approssimativi, ci saranno quasi 600 candidati. Vorrei che questi candidati, anche terminata la campagna elettorale, continuassero questo loro impegno per la città, perché certamente questa città ha la necessità di cambiare, di tornare, per usare uno slogan che mi piace, di tornare a volare, di tornare a sognare, di tornare a sperare e a lavorare per un futuro diverso, e abbiamo bisogno anche di voi. Ringraziamo i nostri 2 candidati, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie. Grazie.